Salve a tutti, da Francesco Samani, vi ringrazio enormemente per quello che state facendo, soprattutto coloro che mi stanno aiutando a condividere il materiale, condividendo il link, e devo dire che oggi ho impiegato molto meno tempo a dover rispondere a tutti coloro che non trovavano il link o il materiale. Questo grazie a voi, grazie a voi ho un po' più di tempo da dedicare a inserire un nuovo video e quindi lo faccio anche in virtù di quello che mi avete chiesto. In particolare un nostro collega mi ha chiesto, ma puoi approfondire sempre per il concorso docenti 2020 tutto quello che riguarda un'unità didattica di apprendimento? Beh, allora, volendo approfondire un video che poi metterò anche in descrizione, metterò qualche playlist e qualche video in descrizione appena ho tempo, così da potervi dare un aiuto supplementare, per cui mentre vedete un video, se ne compare un altro che vi interessa, potete muovervi contestualmente a ciò che vi serve. Allora, relativamente a un'unità, nella traccia della prova, vi sarà richiesto progettare un'unità relativa a un determinato argomento. Allora, si può sicuramente fare una prima analisi di inquadramento dell'argomento. Per inquadramento cosa intendo? Che tipo di scuola è indirizzato? Soprattutto per coloro che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado. È un istituto tecnico? È un professionale? È un indirizzo industriale? È un indirizzo meccanico? Elettronico? Piuttosto che eccetera eccetera? È un alberghiero? Quindi tipo di scuola. Io cerco di fare una lezione generica e trasversalmente adatta un pochettino a tutti gli ordini, cioè al primo e al secondo grado, perché ovviamente voglio cercare di poter aiutare il numero più grande di colleghi. Ovviamente, quella unità didattica di apprendimento, di quale materia fa parte? Quale articolazione della scuola? In quale anno? Primo anno, secondo anno, quinto anno? Poi sono fondamentali tutti quegli elementi che caratterizzano la programmazione. Della lezione. E qua ve ne avevo detti tanti, riprendo i più importanti. I tempi di attuazione, durata, quali sono gli aspetti preliminari e prerequisiti. Faccio uno zoom perché chi usa l'iPhone piuttosto che Samsung, eccetera, eccetera, chi usa lo smartphone ha problemi a vedere perché è troppo piccolo. Mi avete fatto questa richiesta e io l'accolgo volentieri. Quali possono essere eventuali verifiche iniziali per verificare le competenze iniziali? Quali sono gli obiettivi? I metodi anche didattici che utilizzereste, i contenuti fondamentali, mezzi e sussidi didattici, sicuramente prevedete qualche annotazione specifica per gli studenti
si parla tantissimo di scuola dell'inclusione, annoverare gli studenti BES non è mai un errore. Detto questo, quindi al punto 3 possiamo focalizzare quali sono questi aspetti preliminari per poter poi giungere alla lezione vera e propria. Anche qui faccio un piccolo zoom. Sicuramente l'età degli studenti, il livello di conoscenza della materia, fondamentale ogni qualvolta si programma una lezione nei libri di testo, forse libri di testo preparatori a concorso se ne parla poco. Aspetto motivazionale. Guarda che i colleghi motivazionale, io non so se sarò commissario, però i colleghi che come me, insomma, vivono la scuola sanno che l'aspetto motivazionale insieme al contesto, chiamiamolo così, contesto classe, cioè se è una classe che silenziosa, gestibile, eccetera, eccetera, sono aspetti fondamentali perché ci sono classi nelle quali è veramente difficoltoso fare lezione, viceversa, classi molto motivanti. E questo un pochettino dipende anche dalla fortuna, dal caso, però sono caratteristiche da tenere sempre sott'occhio, come per esempio il background culturale. Lasciate poi dei commenti per arricchire questo video. Io penso che tutti voi, io mi sono arrivati tanti messaggi, peraltro molto interessanti, molti, molti mi piace, molti ringraziamenti, molti suggerimenti. Cioè, voglio dire, io penso che stiamo formando un piccolo gruppo di ricerca e istruzione volto alla preparazione del concorso docenti, dove non ci sono fini di lucro, dove c'è cooperazione, dove c'è una sintonia, c'è interdipendenza positiva, tutto quello che in effetti dovreste cercare di creare quando parlerete di un'UDA, ok? Sappiate che i commissari che vi giudicheranno potrebbero pure non essere aggiornati proprio su tutto, quindi diciamo che io sto selezionando gli elementi che sicuramente favoriscono, a mio avviso, a mio giudizio, una valutazione positiva. Quindi, 4, che rientra in un aspetto preliminare, il conoscere la classe. Ne parlavo prima. Quindi, in che anno ci si trova, la fascia di età, quanti alunni potrebbero esserci. Ipotizzare un caso, ad esempio, di DSA, facendo riferimento alla legge 170 del 2010, piuttosto che a un alunno con sindrome di Down o X fragile, comunque che facente parte avente la legge 104 del 92, piuttosto che un alunno BES che soffre di, che ha problemi, che ne so, socio-culturali o economici. Poi, sicuramente per quanto riguarda le metodologie per l'attività didattica, quindi metodologie, scrivo, che cosa è importante? Suscitare interesse, capacità di sintesi. Seguire una linearità nella lezione, una direzione particolare, quindi esporre l'argomento per passi logici strettamente consecutivi. Io adesso qui vi scrivo linearità della lezione, linearità,
Insegnare, questo è il valore aggiunto che diamo, un metodo di studio che non deve essere rigido, ma deve essere un metodo che si addice a quello specifico studente. È importante capire nella linearità della lezione da dove si parte fino a dove si deve arrivare, dove si arriva, arricchendo tutto questo con esempi, eventualmente attività laboratoriale, esperienze pratiche. Per comprendere meglio che cosa? L'obiettivo, il goal. Si può arricchire il target con, una volta che si è arrivati all'obiettivo, si può, ad esempio, aprire un dibattito e un confronto, aprire un dibattito, confronto. Andiamo avanti. 6. Sicuramente gioca un ruolo fondamentale. Dovrete anche più o meno quantificarla, la durata, sposto qui, ok, della lezione. Quindi, che ne so, fatevi una scaletta, una verifica preliminare, quanto dura? 30 minuti? Un'ora? La presentazione della lezione? Piuttosto che la lezione una lezione interattiva. Se prevedete una discussione in aula con la classe, un esercizio svolto in classe, esercizio di gruppo, scriviamo, dai. Un lavoro in gruppo. Una verifica sommativa e qui scriverete tutti i tempi. Eventuale attività di recupero in funzione dei risultati della verifica sommativa e eventuale attività di approfondimento. Ecco tutto quello che è relativo alla durata dell'unità di apprendimento. Ovviamente noi su che cosa, quali sono i nostri punti di riferimento? Allora, faccio un piccolo passo indietro. Che cos'è la scuola? Ossia un insieme strutturato, diciamo un sistema strutturato artificialmente per trasmettere alle nuove generazioni in forma critica aperta, trasmettere che cosa? Il patrimonio culturale umano che verrà opportunamente selezionato, gestendo quindi all'interno della scuola c'è cioè una gestione di che cosa? Del tempo. Tempi e metodi e spazio, no? Tempo e metodo. Perché la gestione dei tempi deve essere il più possibile accurata anche all'interno della singola lezione. Una cattiva gestione del tempo da dedicare ai singoli argomenti in genere si può ripercuotere sull'intero ciclo didattico a scapito sia dell'apprendimento che della formazione degli studenti. Fate un breve cenno per farlo, per far capire che insomma conoscete anche questo.
competenze chiave europee. Io ancora non sono riuscito a fare dei video specifici sulle competenze chiave europee, ma sono fondamentali. Quindi la comunicazione, vi ricordo, le più importanti. Comunicazione nella madrelingua, quindi nel nostro caso in italiano. Quindi capacità comunicative, comunicazione nella lingua madre. Anche la comunicazione nelle lingue straniere è importante. La comunicazione matematica e le competenze di base in scienze e tecnologia. Essenzialmente mettiamoci competenze matematiche, mettiamoci competenze, così poi generalizzo. La competenza digitale è fondamentale. Questo ce lo chiedono proprio dall'Europa. Imparare ad imparare. Sono otto le chiavi di competenza europea. Le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, piuttosto che la consapevolezza e l'espressione culturale. Per favorire, cioè, tutto l'unità didattica, ritorno all'unità didattica UDA, e devo rizoomare. Essa è interconnessa su che cosa? Sulla questione di favorire l'apprendimento. Parlate un pochettino dei processi di apprendimento. Il solo leggere mediamente ci aiuta, nel solo leggere. Memorizziamo il 10-15% dei dati ricevuti, nell'ascoltare arriviamo al 20%, nel vedere al 30%, nel vedere e l'ascoltare quello che fate con me 50-60%, se discutete lasciate commenti anche al 70%, ascoltare e fare 90%, spiegare agli altri 95%. Parlate delle tecnologie, le TIC. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi, che cosa? Cioè, noi siamo nell'era del digitale. Che cosa significa utilizzare il computer, reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni? Perché il computer e internet sono sempre più alla portata di tutti e l'utilizzo del computer a casa per lo svolgimento dei compiti è ancora relativamente diffuso. Anche se devo dire che il trend è notevolmente in crescita. Anche noi stiamo, mediante questo canale YouTube e questo materiale che io sto caricando in piattaforma, stiamo utilizzando queste tecniche che 10 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa era difficile pensare di utilizzare. Perché tutto questo deve essere volto al sapere utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione. Noi stiamo diventando una società dell'informazione dove l'informazione, se non viene selezionata, diventa disinformazione. Quindi l'informazione è importantissima a livello quantitativo e qualitativo. Parlate di che cos'è una CLIL. Nelle metodologie, quali sono i parametri fondamentali? Quindi una lezione deve essere piena di significatività, continuità e ricorsività. Perché uno sviluppo progressivo dei concetti, degli atteggiamenti degli alunni è fondamentale. E bisogna modulare l'intensità della lezione, approfondendo in maniera strategica i contenuti e l'estensione della lezione, eventualmente arricchendola di significati.
Quindi questa significatività non è nient'altro che l'introduzione di concetti che prima o poi saranno nuovi per gli studenti, ma vicini a quelli già spiegati o conosciuti dagli alunni, i quali in maniera progressiva si avvicineranno alla conoscenza. La ricorsività serve perché a partire da uno stimolo iniziale proposto sull'argomento, in seguito viene esplorato, ripetuto, mostrando le differenze che lo costituiscono. Infine, poi tutti gli elementi vengono ripresi, integrati e sistemati in un tutt'uno. Perché poi la conoscenza deve essere organica, non deve essere frastagliata. La continuità perché? Perché si deve ripetere il concetto che si vuole trasmettere, ripetita iuvant. Bisogna presentarlo più volte, ma in maniera diversa, perché poi si scende nella noia. Per i DSA, spendete qualche parola relativamente al linguaggio comunicativo, a che cosa sono i mediatori didattici, all'uso spesso che si deve fare di mappe concettuali, dividere gli obiettivi in sottobiettivi, questo in realtà serve sempre pure a noi, gli schemi grafici, il tutoraggio tra pari e in piccoli gruppi può essere importante, programmare e concordare con l'alunno le verifiche, prevedere verifiche orali a compensazione. Misure, tutte quelle che sono le misure compensative e dispensative, queste cose vanno sapute come il nostro nome e cognome. Quali sono i mezzi e i sussidi didattici? La parola, quindi mezzo, il mezzo è fondamentale, noi senza l'automobile non andiamo a scuola, allo stesso modo, senza i mezzi giusti i nostri studenti non arrivano all'obiettivo e sussidi. Quindi, sicuramente cosa ci sarà qua dentro? Libri di testo, ma manuali, immagini e video, contenuti digitali metto, dai. Comunicazione scritta, quando per esempio si fa una lezione tradizionale alla lavagna. Qua metto puntini puntini, non scrivo tutto. Utilizzo delle nuove tecnologie. Programmi di scrittura, programmi di grafica, diagrammi di flusso, perché la combinazione di più linguaggi, cioè la somma di tutto questo, quindi testuali, un linguaggio grafico iconico, sonoro, video, di animazione, favorisce lo sviluppo della mente, quindi la multimedialità si avvicina al modo di pensare della nostra mente, ossia dell'uomo. Perché la nostra mente processa i dati a rete, per flussi di coscienza, per idee, associazioni e connessioni. Benissimo. Dopodiché, nell'UDA, e con questo siamo arrivati quasi a conclusione, io arricchirò questa lezione con video che vi compariranno. Voi cercate di scrivere commenti, iscrivetevi al canale, commentate, condividete i contenuti, aiutatemi in questo lavoro che sto facendo e per tutti coloro che siete veramente tantissimi, scusatemi se non sto rispondendo a tutti, mi avete scritto veramente in centinaia e io piano piano sto cercando di rispondere a tutti. In ogni caso cercherò di organizzare e riorganizzare sempre questo canale in maniera che possa essere sempre più usufruibile e voi aiutatemi sicuramente nella condivisione dei link perché è la questione che richiede tanto tempo, per il quale a volte perdo, non è che perdo, utilizzo più tempo per passare i link piuttosto che dedicarmi alla creazione di contenuti. Nell'UDA sono fondamentali le conoscenze, le abilità e le competenze. Dopodiché, fa detto questo, iniziate con la specificità di quello che vi viene chiesto relativo alla vostra classe di concorso. Quindi, conoscenze sono tutte quelle grandezze fisiche io quando feci il concorso. Mi uscì
un'esercitazione nella quale dovevo parlare delle grandezze fisiche, quindi le conoscenze per me che cosa erano? Vi voglio fare un ultimo esempio, così poi finiamo, e ovviamente poi quello però è specifico per la vostra classe di concorso. Le grandezze fisiche, per me, l'alunno aveva raggiunto le conoscenze quando conosceva le grandezze fisiche con le relative unità dimensionali, conosceva le proprietà meccaniche dei principali materiali metallici e ciò che provocano le sollecitazioni a flesso torsione. L'abilità che doveva conseguire lo studente era quella di eseguire esercizi di varia natura tenendo conto delle grandezze fisiche e della loro unità di misura, operando con multipli, sottomultipli, risolvendo problemi di calcolo e verifica torsionale. E le competenze erano quelle relative a risolvere problemi di varia tipologia utilizzando eventualmente il manuale di meccanica, sapendo scegliere il materiale più adatto, gli strumenti di calcolo, descrivere e osservare fenomeni appartenenti alla realtà, essere in grado di metterli in atto le metodologie acquisite per analizzare, valutare e confrontare i fenomeni di sollecitazione torsionale. Con questo, se vi è piaciuta la lezione e se ci saranno tante, spero, tantissime visualizzazioni, ripeto, noi dobbiamo investire nella cultura e noi che siamo docenti o che vogliamo diventare tali, abbiamo questo diritto-dovere. Quindi, io spero che se questa lezione avrà tante visualizzazioni, ne farò un'altra simile, più approfondita, che prenderà come spunto altri elementi. Io in una lezione di 26 minuti e 44 secondi, non lo so quanto è passato esattamente, più o meno siamo lì, non riesco a dirvi tutto. Quindi quando mi dite e quest'altro, e quest'altro ancora, mi puoi fare, ovviamente io mi segno tutto quello che mi chiedete, però la figura prenderà corpo piano piano, nel senso ci sono forse 30 video, alcuni anche molto lunghi rispetto a una durata media dei video che girano su YouTube, però è ovvio che si parla per fare questo concorso di conoscenze che sono un monte di conoscenze. Allora, se viene richiesto tutto questo monte di conoscenze, è ovvio che io con una singola lezione o poche lezioni non riesco ad accontentare tutti. Allora, abbiate pazienza, lasciate i commenti nei quali mi richiederete in massa di affrontare un determinato argomento, saranno poi quelli rilevanti per la prosecuzione dei nuovi video. Io con questo vi auguro decisamente un buono studio, una buona continuazione di giornata e tutto il bene che vi posso augurare. Un caro saluto da Francesco Samani, a presto.